siamo venuti a guardare gli elettrodomestici per la nostra casina di Mola di Bari, quindi stiamo guardando un po' frigoriferi, lavatrice, con asciugatrice. Cosa hai notato di bello in questo? Aeroflow, Fresh Guard, poi fuori c'è un pannello per comandi. È bellissimo, e sotto fammi vedere il soggetto. Sotto tre cassetti. Bello. Tre cassetti lunghi e quello piccolo sotto. Bellissimo. Questo ancora meno costa. Più basico. Che per noi va benissimo. Cioè le Holoran Cooling. Della Samsung. Questo fa girare. Fammi tutta vedere l'aria. Il suggeratore. Non è della Samsung. Samsung, sì, sì. Infatti costa. Il cassetto, guarda, sottile. E questo veramente ci dobbiamo fare un pensierino, poi guarda il prezzo, in effetti. Sì, ma è piccolino. Ok. Il suggeratore è veramente piccolo. Aspetta che faccio vedere, arrivo subito da te, faccio vedere anche questa stufa che abbiamo visto, troppo bellina, questa vintage. Però visto che noi vogliamo i fuochi a induzione, stiamo pensando più appunto a questa, che questa appunto c'ha il forno sotto tradizionale, ventilato, e c'ha i fuochi a induzione appunto, perché noi appunto li vogliamo a induzione perché ormai siamo troppo abituati, diciamo. Anche questo sarebbe bellissimo, però a parte costare una follia, per noi è piccolo. Sì, cioè questo ci mette niente lì dentro. Cioè il surgelatore. Non ce ne facciamo. Ma col gelato. Non ce ne facciamo e niente. I cubetti di ghiaccio. Peccato perché è stupendo. Questi è più bello. Sono due monoporti. Questo è tutto frigo. Con le varie zone, verdura. E poi là c'è tutto congelatore. Ah ok, sono separati. Sì, sono. Ah, questo sarebbe fantastico. Avere due. Questo è tutto congelatore. Però non è troppo. Sì. Adesso guardiamo invece la lavasciuga, perché abbiamo deciso che nella nuova casa dobbiamo avere per forza la lavasciuga, anche per motivi di spazio, questo di dove stendere. Sarebbe perfetto, perché potremmo prendere lava proprio 9 questo. 9 kg e ne asciuga 6. Oh, sì. Per noi è perfetto. Poi anche questo, guarda, in offerta 6,99 anziché 1000 euro. L'oblò gigantesco, che a me piace molto. Sì, sì, questo è perfetto per noi. Questo? Non lo dice. Questo è enorme. Questa 8. Questo lava 10 e ne asciuga 6. Della Sense. Fantastico. Sì, quelle sono tutte lavatrici. Ma c'è scritto, guarda, no, quella è laggiù. Sì. Questa è lavasciuga, quelle sono asciugatrici. Sì. Forse ci sono anche dall'altro lato. Comunque. No, l'altro lato non c'è niente. Sì. No, è vuoto. Come no? Ci sono le lavasciughe hanno asciugatrici. Appunto, sono asciugatrici. No, le lavasciughe sono queste. Okay. Sì. Ma quella è perfetta per noi, ok. Adesso invece scegliamo il nostro nuovo TV che avremo nella nuova casa di Mola di Bari. Abbiamo deciso per un 55 pollici, lo stiamo cercando per capire. Ah, è questo? Questo è il 55. Ah, perfetto. Ma è, eccolo qua. Praticamente è. Sempre Samsung! È questo proprio. È tutto Samsung. Sì. Mamma mia. Però penso che compreremo. Bellissimo. Penso che compreremo quello quadro. Sempre Samsung. Sì, della Samsung, il frame, perché ci serve da metterlo piatto alla parete. Però la dimensione è questa, insomma. Sì, okay. La dimensione è 55. Quindi insomma avremo tutta la casa Samsung. Lavasciuga, frigorifero, televisore. Quindi questo il prezzo mi sa che è laggiù. Vediamo quanto andremo a spendere per il TV. 8,79. Mamma mia, che immagini questi nuovi televisori al giorno d'oggi, veramente. Non vedo l'ora che saremo a Mola a guardare i nostri telefilm preferiti su Netflix la sera con delle immagini così, cioè pazzesco. Ma guarda che roba, sembra di essere ma è una cosa allucinante, le immagini.
E poi naturalmente nella nuova casa non dovrà mancare, perché è già da anni che lo diciamo. Anche perché io ho un sacco di miei dischi vecchi. Perché quando avremo Mola riprenderemo tutti a mano. Tutti i miei vinili. Tutti i tuoi vinili bellissimi. Però non prendiamo questo, ne prendiamo uno o grigio o nero, comunque. Comunque sì. Uno fatto basico. Così a valigetta, bellissimo. Uno basico della Crosswell. Ed eccoci finalmente, Aldi, Aldi di Via Larga. Mamma mia, che meraviglia, che emozione. Vediamo l'ora di entrare. E adesso siamo al McDonald's. Vogliamo prendere quelle, quelle lì. Eccole. No, non sono. Non sono quelle? Le ricche freeze? Come no, sì. Ah sì, sono quelle con bacon, extra bacon, bacon è normale. Esatto, solo con cheddar, vegetariane. Uno. Sì, ne prendiamo solo uno perché dobbiamo andare a casa a mangiare. Abbiamo comprato delle schifezzine da Aldi. Ci siamo scordati di farvi un video per farvi vedere e poi il bere. Io prendo una bella coca. Gigante. Mezzo litro. Sì. Tu? Quindi prendine due. Questo. Ecco fatto. Conferma ordine. Mamma mia che bontà. Ecco. Guarda, mo, siamo davanti alla nuova PAM che ha aperto, adesso non so esattamente da quando, comunque sembra anche bella piena, c'è molta gente e quindi ti facciamo un salutino, ti faccio fare un salutino anche da Eli. Ciao Renzo! Guarda questo nostro bellissimo mercoledì 2023, o siamo nel 2024? 23. Guarda cosa stiamo mangiando a proposito di Puglia, visto che ci stiamo trasferendo in Puglia. Mangiamo pregustando Mola di spaghetti all'assassino. Mezzo oggi. Chilo di spaghetti all'assassino. Mamma mia. In realtà no, sono 380 grammi. Poi sono di più, eh. E io te l'ho detto, prendi il mio piatto. Sono 20 grammi in più il mio. Sembrano anche più croccanti. No, i tuoi sbruciacchetti sono sotto.